Cari quadisti, ed eccoci, e monociclisti per Diana, diciamocelo, quadisti e monociclisti, perché ormai stiamo lavorando anche per i monocicli, ed eccoci, siamo appena partiti da Gobba, Cascina Gobba, Milano, direzione Cologno Monzese, 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 notte bianca, e in più, cari monociclisti, alla notte bianca abbiamo già l'appuntamento con il nostro amico Sasha che ha una bancarella del pesce alla notte bianca e ci ha promesso un fritto misto spettacolare per il Fero e la Giangi. Allora, la Giangi, munita di Segway Mini, affronta questi 5 km e 900 metri che ci distanziano da Cologno e il vostro Fero con Segway One, oh, affronta questi 5 km e cerca di tenere la velocità della Giangi. Vediamo dei ciclisti che tentano di pedalare più forte di noi, ma il problema è che gliela fa più, per cui sono passati allegri e adesso fra 2 minuti gliela fa più a pedalare e rallentano. La Giangi è pronta all'inseguimento e sentiamo il suo Segway Mini che pip 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 pip, perché la Giangi non ama essere sorpassata. Vediamo la Giangi con i suoi occhiali, eccola, con i suoi occhialini nuovi anti-zanze, perché sulla Martesana la zanza nell'occhio è una certezza. Ecco, una cosa sui monocicli, ragazzi, è molto importante che voi muniate di occhiali da ciclisti, magari anche quelli che si scuriscono da soli, che sinceramente sono veramente spettacolari, li trovate anche a Brick, ma perché noi ogni 2 per 3 ce li dimentichiamo, quindi non è il caso di spendere 100 euro per dimenticarseli da qualche parte. Va benissimo, gli occhiali da muratore Zanza, come li definiamo noi, e abbiamo, io che utilizzo gli occhiali muratore Zanza della Capriol bergamasca, per il vero muratore che non deve chiedere mai, e la Giangi che utilizza gli occhiali da muratrice Zanzolina. Muratrice Zanzolina, guardate c'è anche la qua, c'è anche la Family Version, adesso non mi ricordo, ma di un'altra marca sempre. Ragazzi, se vi dico 6 euro, 9 euro, già comprate degli occhiali che sono semplicemente spettacolari. E intanto cicciarin, cicciarin, cicciaretti, il Fero alla Giangi, ma oh, va che spettacolo una via della Martesana, ragazzi, una ciclabile della Madonna. Amore, non prendiamo la ringhiera, c'è un'apertura a sinistra. Ecco, quando andate in giro con la vostra signora, dovete sempre stare attenti a questa cosa, perché la donna, quando è sotto ripresa video, è in grado di rampare con un frontale la ringhiera e poi incazzarvi con voi. Perché incazzarsi con voi perché non l'avete avvisata. Queste sono cose che. Ma adesso è spettacolare, questa è la Martesana, questo è il rumore della couette della Martesana, ragazzi, ma che bel punticella Milana, ma che bel punticello! Questa è la Martesana sotto, la Martesana era un naviglio commerciale che serviva a servire Milano anche per la costruzione del Duomo. Praticamente tutti questi navigli sono stati fatti e studiati dal buon Leonarduccio. E sono tuttora funzionanti, quindi vediamo che le cose basta farle bene e problemi non ce ne sono. La Giangi sta proseguendo a una velocità media, adesso in media saremo sui 15 km orari dopo il giro. Sempre dritto, amore, perché la Giangi non ha. Dritto, dritto, sì, non passa nessuno, Topolina, sono strade chiuse. Faccio. Buona ruota, non Grazie caro. E sciupa la macchina. Hai visto? Abbiamo visto belli zingarelli in Martesana con frizione andata che si sono inchiodati con la macchina in salita. Hai visto che a me la cosa non piace? Io adesso interrompo
guarderei assolutamente il video, chiamo la polizia e gli faccio fare un culo della Madonna, perché mi sembra più che giusto. E che cazzo, ragazzi, siamo in Italia, non se ne può più, ma cosa volete, Burundi maledetti. Ciao ciao, chiamo la polizia e prendiamo il video. Ciao ciao ciao, dal Fero e dalla Giange. Segue su Martesana.